Rita aveva ragione, presa dall'ossessione. Vendicare suo padre ammazzato in processione. E suo fratello non sparò cazzate. Tuo zio ordinato quel lavoro da fare. Il fiato per raccontarle la verità su suo padre. Restava stretto tra i denti come un digrigno inguinale. A 12 anni soffriva la piccerita, non capiva, pativa. Perché nel giorno della sua prima comunione, tra così tante persone, nessuno venne a vedere suo padre pieno di sangue. E lei con lacrime amare, papino, non mi lasciare. Con lacrime amare, papino, non mi lasciare. Anche sua madre omertosa, parafrasando il nome della rosa, chiusa in casa a sollevare persiane per sbirciare e contare le vite interrotte tra gente normale che assentemente sempre di fronte alla domanda: hai visto niente? Io non ho visto niente. Hai visto niente? Io non ho visto niente. Hai visto niente? Io non ho visto niente. Rita, coraggio, anche se vive in ostaggio, perché vuole sputare la rabbia che si insabbia per quell'esercito potente dove non conta se sei un parente. Se provi a parlare sei pasto per i cani, fedeli ragionieri e son maiali, fedeli ragionieri. Oggi e domani cambierai un altro nome e cognome. Ti senti un topo in un buco per protezione speciale. Poi ti arrendi vedendo che questo è il gioco da fare. Vuoto, terremoto. Non sto al gioco. Lettere a terra di giudici e avvocati. Vuoto. Io non perdono. Lascio. Da oggi è come se avessi un nuovo padre. Rita, coraggio, anche se vive in ostaggio, perché vuole sputare la rabbia che si insabbia per quell'esercito potente dove non conta se sei un parente. Se provi a parlare sei pasto per i cani, fedeli ragionieri e son maiali, fedeli ragionieri, fedeli ragionieri, fedeli ragionieri.